perché lui è lui. 43 sentici. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti e ritrovati in questo nuovo episodio dell'Infinity. Come state? Come state ragazzi? Io ho ancora la voce rauca perché ho la tosse e mal di gola, però sto così. Ragazzi, vi ricordo 19 live con Minecraft e vi ricordo di lasciare un bel like a questo video. Guardate un po' ragazzi, Solar. Ho messo a craftarne degli altri, guardate, ne ho già 8 e ne sta craftando altri 8. Ho messo, se vi ricordate, l'accelerator. Ragazzi, è lento lo stesso, secondo me. Togliendo questi, avete ragione, crafta più veloce. Avete ragione, perfetto. Andiamo un giro panoramico, ragazzi. Abbiamo finisciuto la corrente, voilà. Non abbiamo finito la corrente, in realtà abbiamo 800 miliardi di milioni di là da mettere, per cui lui fa così. Dovremmo accendere tutti gli impianti. Ho fatto una cosetta nuova a questa stanza, giusto per... devo ancora finirla, ok? Ho messo i blocchi di lava, i blocchi di lava. E ho fatto una cosetta nuova qua. Vi ricordate che io ai succhi di frutta avevo il cestino? Mi ero dimenticato di mettere un condenser. Ora, grazie a questa roba, ecco qua, mi sta facendo l'uranium a ingot, perché questo non si unisce, ok? Così abbiamo questi qua e quelli là, in modo che quando abbiamo un bel po' di uranio possiamo attivare la nostra amica sopra. Ambaradam. Ok, così abbiamo un'altra corrente. Andiamo a vedere anzi come sta. Andiamo a vedere, che tanto che non vado su. Oh, eccola qua. Oh, io volendo potrei anche attivarla, Quanta roba abbiamo? Ma io l'attivo. Se io l'attivo, la corrente dove va? Para. Labore. Andiamo un po'. Che poi questo è quello che fa steam. Ok ragazzi, ho finito di mettere sopra gli steam oven. Sapete che io ho la legna bloccata? E voi direte, perché la legna è bloccata, Luke? Guardate qua. Me ne sono accorto proprio oggi, guardate, pam. Devo potenziare questi qua, farlo diventare d'oro. E questi qua far diventare di diamante, un macello. Ok, ne ho fatti un po'. Vediamo se funziona. Allora, prima volta che arrivo a quelli di diamante, ragazzi. Prima volta. Però richiedono 15 cose. Infatti non sta funzionando. Dovrei mettere questi qua da 9, credo. Non lo so. Ok, 15. Fantastico. Poi mettiamo quello d'oro a questo qua. Bam. Io mettiamo un altro di questo. Ok, vediamo un po' se c'è qualcun altro che sta arrivando prossimamente al... cos'era? 128. Ah, forse questo. Questi due. Questi tre. Per cui ci sono ancora tre d'oro. Ok, dovrebbe stando funzionando ora. Vediamo un po' se sta scendendo. No, perché? Cosa c'è ancora di pieno? Ah, forse la chest? No. Dovrebbe stando funzionando. Sì. Funziona. Ai. Ho capito che funziona. Ho capito. Oh, sei troppo maleducato, Sei maleducato. Ok, vedete che sta arrivando la legna. Fantastico. Ora sì che arriva la legna. Orca boia. Oh. Che poi ho notato, ragazzi, che non sono manco i più alti quelli di diamante, Addirittura ci sono quelli di obsidian and stone ed emerald. Wow, non la sapevo. Ora io mi staccherei questa ender chest, che tanto questo impianto non dovrebbe servire. Mi staccherei questa ender chest, ragazzi, e la porterei su. Ora vi faccio vedere il perché. Che poi ho fatto anche una cagata, mi sa, Ho fatto una cagata, perché qua ho messo sì i tubi che portano lo steam, ma non ho messo i tubi, porca boia, che portano l'ambaradam. Sono pirla. Non ho messo i tubi che portano, appunto, porca boia, che portano il coso. Ah, questa che cos'è? Ok, non ho messo, ragazzi, i tubi. No, qua non è. I tubi che portano, appunto, il carbone. Ok, ho finito, ragazzi, tutti i cerchi con insert ed insert. Ora bisogna fare in questo modo. Facciamo così.
e li mettiamo alla ender chest qua al centro. Ok, allora facciamole un'uscita unica però, senza fare troppe uscite. Para 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 para. Lavore! Allora, qua gli mettiamo. Ma è vuota. No, si arriva. Ma si svuota tutta di là. Ok. Facciamo in questo modo. Extract random. Ok, ora dovrebbe iniziare ad entrare qua dentro qui. Qua dentro qui. Poi vi facciamo l'extract, ok? Magari lo facciamo da sotto. Sì, da sotto facciamo l'extract. Perfetto. Per il momento va bene. Vediamo se inizia ad entrare però. Ok, qua ho già fatto un carbone. Se notate, un carbone ed è rientrato subito lo steam. Fantastico. Ok, ora è il tempo che prende via. Il problema è che adesso l'impianto della legna non ce la fa, ok? Non ce la fa l'impianto della legna. Oggi facciamo un nuovo impianto, ma differente, differente. Ora vi faccio vedere, facciamo degli harvester, ne facciamo 5. Ragazzi, da notare quanti chipset mi abbia fatto, eh? Da notare, porca boia, porca boia. Addirittura sono finiti i materiali. Ragazzi, ok, sono stanchino. Ho fatto una cosa fighissima e io qua merito un po' le censure. Allora, ho fatto 10 autonomous, 5 harvester e poi un po' di roba. Qui abbiamo, cominciamo da qui. Abbiamo un bare condenser, ok, con insert ed extract. Abbiamo messo l'insert verde con il filtro sapling con priorità 1 e abbiamo messo l'extract, il marroncino randomico, ok? Qua abbiamo un autonomous con l'insert marrone, per cui quello randomico di prima. È un insert verde, ok? Insert marrone, insert verde e così via, tutti uguali. Ora l'unica cosa da fare che io ho sbagliato è non mettere la priorità. Non mettere la priorità. La priorità la lasciamo uguale. Magari mettiamo priorità 0 a questa qua. Qua li mettiamo priorità 0 a tutto quello che finisce. In poche parole, che succede? L'harvester taglia, raccoglie gli arborescelli. Gli arborescelli li manda un po' in autonomous e un po' a bruciare, perché vogliamo copiarci questo ombaradam qua. Ok, il bone meal. Ora vi faccio vedere l'ultimo passo. Lo faccio vedere uguale. Abbiamo gli ultimi due autonomous. Allora, uno lo mettiamo in questo modo. Uno in questo modo. Bam, la corrente arriva, se notate. Fantastico. E che facciamo? Qua li mettiamo il tubo. Così. Con. Ah, ok, qua mettiamo. Scusatemi, blu e blu. Blu e blu. Lo faccio vedere così se volete farlo uguale. Molti di voi so che mi copiano gli impianti. Ok, allora. Qua li mettiamo appunto l'insert e marrone. Ok, vabbè, questo non c'entra un cavolo. No, ho messo l'extract. Cagare. Insert marrone. E qua uguale, li mettiamo l'insert, però lo lasciamo verde. Colleghiamo il tutto ciò in questo modo. Ok, colleghiamo anche questo qua che è il. Ridammeli. Grazie. Ok, che non li ho collegati. Ok, questo è il liquido. Fantastico, dovremmo aver finito. Ah, scolleghiamo qua. Ok, ora possiamo vedere, ragazzi. Qua, se notate, manca la corrente agli harvester. Sono un pirla. Un'altra cosa, ragazzi, importante degli harvester, per esempio. Allora, gli harvester sono 3x3 di base. Io, se notate, l'ho lasciato di base. Ho fatto questi upgrade di cobblestone che toglie meno 1, non aggiunge ma toglie. Toglie meno 1 per lato, per cui se è un 3x3 togliendo 1 per lato rimane 1. Mettiamo tutti questi upgrade che in realtà non sono upgrade, ma sono downgrade, downgrade, downgrade. Vabbè, quella cosa lì. Dove cacchio li sto mettendo? Qua, qua e qua. Gli portiamo la corrente. Ok, corrente a tutti tranne questo, perché voglio vedere insieme a voi se funziona l'impianto. Lo proviamo assieme. Prima volta, corrente, taglia l'albero. Guardate, ha già piantato dagli altri parti. Dagli altri parti, ma che sto dicendo? E la legna arriva qua. L'unica cosa che ho sbagliato è che bisogna mettere. Vabbè, sì, adesso vediamo. Intanto portiamo tutto qua. Mi serve un'altra ender chest. In realtà non mi serve nessuna ender chest, va a cagare, ho sbagliato io. Tanto alla lady di alberelli lì, ma che cacchio me ne faccio? Mettiamo un'unica ender chest, che era bianco-blu-blu. Potrebbe essere bianco-blu-blu. Togliamo questa legna. Vediamo un po', eh. Bianco-blu. E vabbè, che palle! Bianco-blu. Blu. Vediamo un po' se va via la legna.
era blu bianco? Vado a vedere. Perfetto, perfetto, sono un coglione. Era blu bianco, era al contrario. Orca bacca, logia vacca, trota, lourda, bertro, tarta. Porca brattro, arlo, la patarta. Loco torta, tarta, tappo, tarta. Orca, larta, parta, marta, farta, tarta. Larta, marta, tarta, marta, farta. Dai, togliti, togliti, guarda di fretta. Che mi si riempie la chest, wey. No, in realtà non sta funzionando. Non sta funzionando perché ancora è fermo. Allora, qua gli mettiamo un bel filtro. Allora, a questo punto, perché mi fa questo bug? Gli mettiamo un bel filtro nell'insert. Un bel filtro che vogliamo solo legna. Ok? Tutto il resto va nelle altre parti, dalle altre parti. Infatti, possiamo togliere anche il meno 1. Fantastico. Ora, gli con un buon mill cancelliamo l'ultimo. E facciamo blu bianco. Ok. Vediamo se va via. Oh, funziona, funziona. Avete rotto le scatole! Oh, eh sì, pure tu. Certo, non scoppiare. Non ti permettere. Ok, ragazzi. Sì, qua si è rincoglionito. Sta piantando. Ok. Se lo passavano vicenda. Piazzava e toglieva. Ok. Qua non è arrivato nulla. Se notate. Ora possiamo finalmente riempire un po' gli autonomous. Questo è il marrone, no? Nel verde mettiamo un po' di arborescelli. Allora lo dividiamo per 5 in questo modo. Così li mettiamo tutti uguali. Allora, qua, 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 qua e qua. Ok? Fantastico. Ora tutti hanno gli alberi. Ora qui vediamo se funziona. Portiamo un po' di questa roba. Guardate, facciamo finta, arriva la legna si trasforma e partono, e partono, partono, guardate. Bam, 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 bam. Cioè, questa roba, ragazzi, è 1000 volte più veloce di tutta quella roba lì. 1000 volte più veloce. Perché ora che prende il via, nasce un albero al secondo. Cioè, al secondo no, non esageriamo. Però più o meno. Però fa un botto di legna. Fa un botto di legna, sì. E fa un botto di legna, sì. Ah, le mele. Le mele a chi le do? Le mele a chi le do? Ma le mele le buttiamo a bruciare. Ma sì, le mandiamo qua a bruciare. Ma chi me ne fotte? Allora, togliamo qui. No, li mettiamo anche le mele. Fai, fai, fai. Vediamo un po' se arriva qualcosa qui. Perché io di randomico li ho messo randomico. Ok, già non taglia più. Già sono morti. Che è successo? Non esce il liquido. Ah, non esce il liquido perché sono pirla. Eh sì. Liquido. Extract. Mica. Oh, devo uscire. Ah, sì, beh, certo. Che se il liquido non glielo collego, come cacchio esce, poveretto? Come esce il liquido se io non glielo collego? Sono pirla. Sono pirla. E mi servono pure i tubi. Porca di quella boia. Colleghiamo qua. Là. Oh, ora gli diamo un'arrovinciata qua. E un'arrovinciata qua. Oh. Oh, hanno ricominciato. Ok, niente, erano solamente pieni di sinugi. Perché non si svuota? Perché non si svuota? Sale, ma non si svuota. Sono un pirla, ragazzi. Ho dimenticato di mettere i 5 filtri. Guardate, sta entrando tutto qua. Sta entrando tutto qua. Bisogna mettere i 5 filtri. Porca boia, qua ci va solo legna. Insert, filtro, legna. Eh sì, legna, scusatemi. Arborescelli. Fantastico, ora buttiamo invece qua tutti gli arborescelli rimasti e le mele. Fa un bel po' di bone meal. Fantastico, un bone meal, ragazzi, costa 48. Mentre un arborescello, se non erro, 64. Per cui più o meno siamo lì. È lento a tagliare, non capisco perché. Ah, ok, lo sluge. Stavo vedendo, ragazzi, che lo sluge è pieno anche qui. A parte qua che si svuota, ma qui è pieno. Non so per quale motivo. Ah. Sono anche i tubi. Adesso li cambiamo tutti i tubi, li mettiamo quelli più grossi. Ok, sono un coglione io, ragazzi. Sono un coglione io. Ho messo un altro tank qua. Ho detto, vabbè, divido un po' l'ambaradam. Ok, il problema è che non esce di qua. Sono un pirla, non esce di qua. Sono un pirla, non esce di qua il liquido. Oh, sì che esce di qua. Perché da sopra è uscito, se notate, guardate. Ora, diamogli la rovinciata. Qua. E la rovinciata qua. Oh, e infatti dovrebbe stare uscendo. No, non c'entra un cazzo. È proprio pieno il barrel. Ragazzi, ho capito il perché. Il perché. Il perché. Allora, ho fatto. Voilà! Un altro Bedrock Mudroom. Il nostro secondo.
Bedrock Room e facciamo questa cosa. Togliamo questi due. Togliamo uno e uno due. Li mettiamo quello pieno sotto, in modo che lo andiamo a svuotare. E il Bedrock Room sopra. Voilà. Il Bedrock Room si sta riempiendo. E ora dovrebbe essere ripartito tutto. Voilà. Voilà ragazzi. Voilà. Voilà ragazzi. Voilà. Voilà ragazzi, voilà, voilà ragazzi, è ripartito tutto quanto, è ripartito tutto quanto. Si è rincoglionito tutto quanto. Perché qua è così? Ah, ok, perfetto. E che palle! Ora non capisco perché stia andando così lento. Dai, morite un attimo. Non capisco perché stia tagliando così lento in questo momento adesso. Perché non taglia più? Perché non taglia più? Ah, era cresciuto quello gigante. No, però è lento a tagliare. Proprio lento a tagliare. Non capisco. Non capisco. Vabbè, questo è un bug. I tubi, in realtà, ci sono. Ok, qua non ho messo i tubi. È ok. E fin qua tutti avevano capito. Ecco qua, ragazzi. Ha preso più o meno il circolo. Ho messo un paio di MK2 giusto per aiutarlo. Perché sennò ho visto che sono un pirla. Il Bomil costa 48 e l'alberello ne dà 32. Per cui, fate conto, gli alberelli non entrano sempre, ma molte volte vanno a riempire qua. Però una volta che qua è pieno, più o meno ci siamo. Ok, forse qua non ho tolto la legna. Ok, ma il filtro io l'ho messo. Yes. Era legna già la prima. Ok, vedete qua già c'è uno stacchio e qualcosa. Ragazzi, sta funzionando. Che ne pensate di questo impianto? Fatelo sapere nei commenti se c'è qualcosa da migliorare. Ora, per esempio, deve girare un po' il circolo qua, ragazzi. Devo cercare di farlo aumentare. Magari aggiungo altre MK2 qua, per esempio, quando cresce l'albero. Qua sole non ne arriva. Metto la glowstone, altri MK2. Vediamo. Allora, li mettiamo innanzitutto questo qua. Ne ho fatto un altro. Vediamo un po', lo mettiamo sopra. E poi li mettiamo là. E che Pasqua, proprio adesso va a crescere l'albero. Dai, proprio adesso. Che okay, vabbè, ciao. La glowstone. Gliela mettiamo qua. Ok, dovrebbe essere. Oh, e dai. Dovrebbe essere un po' più veloce. Oh, ok. Ora ne abbiamo uno ogni tot. Vedete, poi quando arriva l'alberello si brucia. Fantastico, fantastico. Oh, mi dicevano che oh. Mi dicevano che oh. Ora deve prendere comunque il circolo, ragazzi. Una volta il circolo si avvia, qua abbiamo legna realmente infinita. Ma realmente. Poi, se non dovesse bastare, ne faccio altri 5. Dovremmo, ragazzi, essere a cavallo con le marmotte, con le corna. Poi c'è anche le bicorna, le tricorna. E dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Intanto qua ha finito di craftare, ho visto. Per cui possiamo fare il solar panel, quello avanzato. Che ci dovrebbe mettere una frazione di secondo. Pam, fatto. Ne possiamo fare un altro. Abbiamo altri 8 di questi. Fa sì. Abbiamo fatti 8, poi altri 8 erano 16. Certo. Allora, uno di questi. Ah, questo devo craftare. Vai. Dai. Ok. Ragazzi, guardate qua. Ora, per voi sembra. Può sembrare una minchiata. Abbiamo già 3 di questi. Che fanno 512 RF a tick. Lo ricordate? Ne abbiamo 3. Altri 5 e potenziamo ulteriormente. Per cui ne facciamo un po' alla volta. Ora, quello che voglio vedere è qua sta procedendo tutto bene. Fantastico, abbiamo il drum. Buono, buono. Però c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Non sta funzionando, credo. È pieno. No, funziona. Funziona. Quello che voglio andare a vedere è qua sopra. Sta funzionando la bardab. Sento sbuffare. Non sento sbuffare. Però. Ah, ok, grazie al cavolo. Non c'è steam. Non c'è steam perché bisogna accendere finalmente il reattore, ragazzi. Lo accendiamo. Bam. Abbiamo acceso il reattore che ci produce steam. Fantastico. Ora dovrebbe funzionare. Il problema è fargli prendere il via al reattore. Siamo ancora a 3000 gradi. Comunque, ragazzi, sono tutti pieni di legna. La legna sta arrivando fantasticamente. Guardate un po'. Più o meno sono tutti uguali. Ok, iniziano a sbuffare, eh. Inizia a fare effetto il reattore. Tutti uguali, eh. Tutti. Arriva. Vi ricordo, ho un botto di questi. Io non so se il reattore ce la fa a mantenerli tutti, eh. Vi ricordo che io non l'avevo ancora provato. La prima volta che lo accendo in funzione al 100%. Siamo ancora a 4000 gradi. Fa 120 millibucket per tick.
Non credo ce la faccia a mantenere tutto ciò. Non credo ce la faccia. Sale molto lento. Ok, ho abbassato un po' il corso per ragazzi, per cui più o meno l'ho stabilizzato. 120 millibacchetta tick. Non ce la fa a mantenerli tutti. Cioè, sì, li mantiene tutti, vedete? Però non ce la fa a ricaricare velocemente. Per cui le cose sono due. O tolgo qualche cabina armadio, fino a che non ce la fa a resistere. Ed è proprio quello che voglio provare. Magari proviamo a togliere questa qua. Proviamo, eh. Giusto una prova. Vediamo un po'. Si è aumentato il coso. Togliamo questa qua. Vediamo un po'. Vedete che è aumentato. Ne andiamo a togliere altre due. Se ce la fa bene, se no bisogna mettere un altro reattore, ragazzi. Bisogna mettere un altro reattore. Ok. Già sta salendo molto più velocemente, ma non come voglio. Proprio non come voglio. Vedete che è ancora lento. Si potrebbe fare un altro reattore. Un altro reattore. Perché no? Sopra? Perché 120 millibucket andremo a 240 millibucket poi. Quanto stiamo consumando effettivamente di questa roba? Che non ne abbiamo tanta, eh. Ragazzi, ho tolto altri due ambaradam. Per cui ne sono rimasti solamente 12 attivi. Ma può essere che sono proprio i cavi che non ce la fanno. Eppure li ho messi i super laminar. Questi qua. Gli ho messo questi qua. Che dice appunto che. Limitless transfer rate when pressurized. Vabbè, fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Un bacio e un abbraccio. Poi forse facciamo un altro reattore. O vediamo di cambiare i tubi. O non lo so. Perché qua ne ho tolti altri due, ma non sale. Ne ho tolti due di qua e due di là, quindi ne ho tolti altri quattro, ma sale sempre allo stesso modo. Sta facendo un botto di coal, è ok, ma ne dovrebbe fare almeno il triplo. Da Luke è tutto. Ciao a tutti.